Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate pronti con le vesti strette ai fianchi, le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa gli aprono subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Se giungendo nel mezzo della notte, prima dell'alba, li troverà così, beati loro. Parola del Signore. Giovanni Paolo II, caro Wojtyła si chiamava, caro Józef Wojtyła, nasce in Polonia nel 1920, c'era il comunismo, insomma, era una situazione difficile, e fin da piccolo ha la vocazione al sacerdozio. Pensate, un paese comunista, e lui sente di essere chiamato al sacerdozio. Cosa fa allora? Entra in seminario clandestino, perché non si poteva, e allora studia da sacerdote, e lo mandano a Roma perché era un ragazzo intelligente, quindi finito il ciclo di studi va a Roma per studiare ancora dopo il sacerdozio e torna in Polonia, a Cracovia, era di Cracovia, diventa professore degli ragazzi e poi nel 1958, a soli 38 anni, pensate, diventa vescovo. Lo fanno vescovo perché era veramente un personaggio di grande spessore. E lo mandano al Concilio Vaticano II, quindi partecipa a questa grande stagione di rinnovamento della Chiesa, diventa cardinale e poi nel 78, 1978 diventa papa. E ha fatto di tutto come papa, se vi ricordate non c'è una cosa che non abbia fatto. Ha girato il mondo, il papa che ha viaggiato di più tra tutti. Ha iniziato la giornata mondiale della gioventù, la GMG, l'ha creata lui. Ha iniziato il dialogo con gli ebrei, ha vissuto il giubileo del 2000, ha fatto 50 santi. Solo lui, 50 santi ha creato nella Chiesa Cattolica. Ha scritto 14 encicliche, 5 libri e, vi ricordate, la famosa frase «santo subito», perché neanche hanno aspettato gli anni necessari per il processo, subito. Ha fatto santo quasi subito. E, che dire, ringraziamo il Signore che ci ha dato questo personaggio. Veramente ne nasce uno ogni tanto. Personaggi così, però guardiamo al suo esempio, alla sua testimonianza, perché c'è bisogno di questi tempi. Recuperiamo un po' il suo insegnamento perché è importante. Le letture. San Paolo di Efesini dice: Cristo è la nostra pace, colui che ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro che gli divideva, cioè l'inimicizia e la violenza della carne. La pace, a parte che la pace oggi è un bene prezioso di per sé, perché tra guerre, conflitti e tutto il resto, la pace è essenziale, quindi tocca pregare anche per questo. Ricordiamoci nel rosario di chiedere la pace per il mondo, ma anche la nostra pace interiore. Se non siamo in pace noi, tutto diventa più difficile, più complesso, più complicato, e poi pace con Dio. Una bella confessione, scusa Signore per gli errori che ho fatto, e allora ci riconciliamo anche con Lui. Quindi ricordiamoci questo bene così prezioso. Nel Vangelo Gesù ci ricorda di stare pronti. Non sappiamo quando sarà il nostro giorno, quando ci chiamerà, quindi può essere stanotte, può essere domani, può essere fra un anno, non sappiamo. Quindi stiamo attenti, facciamoci trovare.
E a quelli che dicono, ma io sì, mi convertirò quando sarò vecchio, quando sarò vicino a morire, mi convertirò, dicono, aspetta, cosa ne sai tu? Quando è che morirai? Non si sa. Quindi fin da oggi convertiti, fai una bella confessione, vai in chiesa, perché se no, in gioco, signori, c'è la vita eterna, l'anima, e non è uno scherzo. Persa quella, abbiamo perso tutto. Sia da Gesù Cristo.